Bene, Vincenzo Schettini, eccoci, siamo qui a Didacta, un appuntamento ormai di rito. Vincenzo nel frattempo però ha realizzato tante avventure, le ha portate al termine, alcune stanno per iniziando. Abbiamo saputo di Vincenzo Schettini che si dà al teatro. È vero, allora questo era un mio grande sogno, perché da musicista sono abituato da 30 anni a calcare i palchi dei teatri, perché porto il mio gruppo gospel in giro, ma il mio sogno era costruire una meravigliosa lezione di fisica teatrale. Quindi è nato questo bellissimo tour teatrale chiamato La fisica che ci piace, la lezione show, prodotto da Paolo Ruffini di Vera. E io ringrazio intanto Paolo, tutta la squadra, perché sono persone meravigliose. Tra l'altro Paolo è una persona molto attenta al sociale. Paolo, sei eccezionale. Gireremo tutta Italia, faremo lezioni in tanti teatri e attenzione, perché imparerete un sacco di cose e vi interrogherò. Quindi possiamo dire che le lezioni scolastiche entrano sul palco, sì, del teatro? Ovviamente con una dimensione teatrale, cioè certo. È chiaro che io ho voluto scrivere insieme a Vera e agli autori una lezione che abbia il sapore anche di uno spettacolo teatrale, perché è bello che io possa tirare fuori quella parte artistica che c'è in me. Io quando ho iniziato a insegnare ero anche musicista, suonavo già sul palco da quando ero giovane. La parte artistica mia è fondamentale, poterla raccontare e avere l'opportunità di raccontarla attraverso la fisica, secondo me è una cosa meravigliosa che io non mi aspettavo e sono veramente contento e commosso. E visto che siamo in tema, mi sembra che è uscito un altro libro, libro, ricordiamolo. Allora, il mio secondo libro si chiama Ci vuole un fisico bestiale. Quindi intanto salutiamo Luca Carboni. Ciao Luca, grande, yeah! Luca cantava Ci vuole un fisico bestiale per avere a che fare fondamentalmente con la vita, no? Perché diceva siamo barche in mezzo al mare. E io ho colto il succo di questa canzone raccontando in questo secondo libro i fisici. Quindi questa volta non solo la fisica, ma i fisici e la fisica che hanno fatto. A partire da Leonardo da Vinci, per passare attraverso il grande Nikola Tesla, Newton, Marie Curie, quarto capitolo, ragazzi, Marie Curie, si parla della donna nella scienza, vedrete che capitolo favoloso, Enrico Fermi, Albert Einstein e Stephen Hawking, per completare con l'ottavo capitolo molto strano, raccontando però le vulnerabilità di queste persone. Perché i fisici, che noi immaginiamo come geni, persone perfette, eccetera, eccetera, in realtà hanno fatto tanti sbagli, sono stati discriminati, hanno avuto un sacco di problemi, vivevano contrasti con altre persone, avevano a volte caratteri brutti. Cioè, ho raccontato quella parte che io chiamo parte pop della vita di ogni essere umano, che ci permette di fare anche le cose belle che facciamo. Allora, abbiamo parlato di lati brutti dei fisici, e i lati brutti invece in generale degli insegnanti? Ma secondo me, io lo dico da un po' di tempo, l'insegnante diventa brutto, me compreso, quando ci facciamo ingrigire da una scuola che ancora dimostra limitatezza verso quello che deve succedere nel futuro. Ancora nella scuola del 2023 ci costringono a scrivere tante carte. Come fai a non diventare brutto? Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non ingrigirti se ancora serve? PPD, TPD, TTD, TTT. La scuola del futuro prende gli insegnanti, li porta in classe e dice professore, professoressa, questi sono i suoi studenti, li illumini di immenso, li illumini di creatività, li faccia entusiasmare, zenze, carte, cose. Ecco che tutti quanti allora diventiamo a volte un po' brutti, quando la scuola ci intrappola in meccanismi ormai obsoleti. Vincenzo, hai nominato la creatività. Per te è una delle parole chiave dell'insegnamento, sì. Ce l'hai detto tante volte. Come si sposa la creatività con la rigidità dell'informatica, del digitale, dell'interattività? Con l'immaginarsi sempre diversi, perché l'insegnante creativo, e ce ne sono tantissimi, è un insegnante differente ogni giorno. L'informatica, il digitale, la rete è semplicemente un mezzo e noi adulti, a differenza dei ragazzi, siamo capaci di discriminare, di staccare il mezzo da quello che invece dobbiamo fare. La creatività viene prima di tutto, il resto viene, si accompagna in questo processo. Bene, guardiamo al futuro. Gli insegnanti
sono un po' sospettosi, però molti insegnanti di queste nuove tecnologie, della chat GPT in particolare. E io sono d'accordo con loro, ti dico perché. Ecco, volevo una tua valutazione, perché quali sono i rischi? Sì, allora io sono completamente schierato contro l'utilizzo di chat GPT nelle scuole, fino alle superiori. Per me non dovrebbe esistere. Fino alle superiori? Comprese le superiori, sì. Ah, sì, okay. Sì, fino a 19 anni per ragazzo. 19 anni. Perché? Perché il ragazzo si deve formare, deve imparare ad avere un proprio metodo di studio, deve imparare ad avere un proprio stile di apprendimento. E metodo di studio, stile di apprendimento e... come si può dire, non solo creatività ma anche agio scolastico, tu l'impari attraverso il sacrificio, la determinazione, il lavorare con i tuoi insegnanti. ChatGPT è uno strumento meraviglioso che i ragazzi utilizzeranno dall'università in poi. Perché? Perché un ragazzo universitario è un ragazzo formato, cioè è un ragazzo che ha una sua indipendenza intellettuale, una sua capacità di astrarre e una sua capacità di apprendere senza bisogno dell'insegnante. Infatti gli insegnanti universitari sono molto meno didattici rispetto a quelle scuole superiori. Scuole superiori dobbiamo utilizzare un certo tipo di linguaggio. Allora a quel punto il ragazzo è maturo, può usare ChatGPT per aprire le sue possibilità. Ancora di più io penso a un giovane imprenditore, chi finisce le scuole, uno start-upper, i ragazzi che aprono le aziende. ChatGPT è un grande plus, però per favore smettiamola di pensare che ChatGPT sia l'ultima cosa meravigliosa per le scuole per cambiare. Io non sono per niente d'accordo. Bene, io direi che basta, ci hai inondato sempre di... Saluto a Tecnica della Scuola, posso fare? C'è un saluto. Allora, miei fantastici lovini Tecnica della Scuola, ci vediamo prossimamente, mi raccomando, studiate che vi interrogo.